Ciao a tutti! Oggi sono qui per portarvi un nuovo video. Prima di tutto faccio una premessa. Quest'occhio, non so se lo vedete, ma ho messo quintali di correttore, ma si vede ancora, è completamente nero perché sono caduta una settimana e mezzo fa dalle scale e quindi ho tutto l'occhio nero, qua c'è un mega livido, vabbè. Però volevo portarvi questo video perché sennò me lo dimentico, me lo scordo e quindi vabbè. Dunque, non fate caso alla mia faccia. Ho tagliato i capelli, se volete saperlo, però il mio occhio è così, quindi tralasciamo questa cosa. Iniziamo col video. Oggi sono qui per portarvi il video di quanti cavalli ho provato prima di Univer e quali sono questi cavalli. Ho provato 16 cavalli, compreso Univer, quindi ne ho provati un sacco, di alcuni ho i video e di altri no, perché non aveva senso avere video. Vi faccio una breve introduzione. Io ho iniziato a provare i cavalli a giugno di quest'anno, dopo che l'ultima gara con Domino a aprile, il mio compleanno, era andata male. Avevo fatto progetto sport, il venerdì la warm up ed era andata bene, discretamente bene, mentre i due giorni di gara eliminato. E dunque con il mio istruttore abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo poi fatto esami a Domino, eccetera, e abbiamo capito che, poverino, era arrivato il suo momento di andare in pensione. Io mi ero un po' demoralizzata, mettiamola così. E nulla, vabbè, non facciamo una tragedia, perché sennò piango. Primo cavallo che ho provato, un 6 anni. Non l'ho provato qua in Lombardia, ma l'ho provato nel Lazio. 6 anni, molto verde, e mi ero trovata nel lavoro in piano, così, perché comunque era bravo, cioè per avere 6 anni era bravo, solo che non era mai uscito in gara e alla fine non volevo rischiarmela prendendo un cavallo giovane che non aveva fatto niente, quindi non l'ho preso. Però vi lascio i video del cavallo. Secondo cavallo che ho provato, aspettate che non mi ricordo perché ne ho provati talmente tanti che non mi ricordo. L'ho provato sempre nel Lazio, un 5 anni, Baio, piccino come struttura e era molto molto bravo, un santo, davvero un santo, solo che anche lui non aveva fatto molte gare, sono andata a vederlo in gara e non mi ha convinto, ecco, non c'era quella grande convinzione in me. Aspettate, è partita una sveglia. E vi lascio i video del Baio. Ho provato il terzo cavallo, che era una femmina baia enorme di tipo 14 anni, non mi ricordo. Non mi ci sono trovata, infatti non ho i video. Nel senso, strasaltava, però troppo forte, non mi ci sono trovata. Poi, dopo queste 3 prove, ho smesso di provare i cavalli fino a settembre. Nel senso che era luglio più o meno, e agosto ero in vacanza, quindi ho smesso di provare i cavalli, ho staccato il cervello dai cavalli, avevo solo Domino che si godeva la sua estate in tranquillità. A settembre sono andata a provare altri cavalli, questa volta in Lombardia con il mio istruttore. Ho provato un cavallo, un Baio enorme, che aveva tipo 14 anni, non mi ricordo, però non mi ci sono trovata, saltava i gran premi, ma con me non andava, quindi balzato, vi lascio i video. Il quinto cavallo che ho provato, non so, forse ho perso il conto, vabbè, era un morellino che in realtà mi era piaciuto molto, solo che poi di tipo 11 anni, non mi ricordo, o 13 anni, e che mi era piaciuto molto, solo che poi si è tipo ammalato, quindi poi l'ho abbandonato e ho detto ciao e basta. Quindi vi lascio anche di questi video.
cavallo che ho provato era un 7 anni italiano baio, di cui non ho i video perché ho fatto solo passo e trotto e galoppo e poi sono scesa perché non mi piaceva. E poi l'ultimo cavallo che ho provato un 6 anni, vi giuro ragazzi, bravissimo, proprio bravissimo. Saltava la 30 così ad occhi chiusi, però sono caduta ed era troppo per me. Cioè sinceramente di prendere un cavallo con così tanti mezzi adesso non aveva senso, quindi ho detto no, vi lascio i video. Cavallo che ho provato, di questi qua non ho i video perché ero andata da sola tipo e non c'era nessuno che mi ha fatto i video. Assicuro che non vi siete persi nulla perché non ho fatto salti praticamente. Vabbè, avevo provato un Morello, una baia, un'altra baia e un'altra baia, no, e un altro baio, 4 cavalli. E non mi ci sono trovata con nessuno. Cioè, al mio maneggio ho provato ben 5 cavalli. 2 cavalli che ho le foto, non ho i video, che adesso vi lascio qua. Una grigia e una baia, che ho provato a giugno. Mi sono dimenticata di metterli, però li ho provati a giugno. La baia brava, però non saltava le categorie che dovevo saltare io, quindi non l'ho presa. La grigia troppo per me, nel senso che troppo cavalla caldina, quindi l'ho balzata. E invece poi sempre a ottobre è arrivato questo cavallo grigio bellissimo, vi giuro, tutti lo amavano perché era davvero bello, pomellato, di 8 anni, e anche lui saltava le gare grosse, però non l'ho preso perché era alto, molto alto, più di Univerra, anche se non sembra, perché Univerra è molto più grosso. Però non mi ci sono trovata, vi lascio i video, non ho i video del salto. E lui è stato in maneggio una settimana e mezzo. In cui lui è andato via, Univer è arrivato e non l'ho provato lui e mi sono innamorata di lui. Se non avete visto il video dove ho messo un video anche che lo provo, ve lo lascio nella i che non so dove sia. Questi sono i cavalli che ho provato, alla fine sono tipo 16, 15, non mi ricordo. Ci ho messo da giugno a, l'ho preso a novembre, fine novembre, quindi ci ho messo un po'. Pensavo fosse più semplice, ma alla fine ci ho messo tipo giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Ci ho messo 6 mesi per trovare il cavallo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un like. Lasciate un commento e ditemi quale cavallo vi è piaciuto di più. Spero che in realtà sia Univer, però dettagli. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video, che in realtà penso che sarà o un vlog in maneggio, e poi da gennaio spero di portarvi un video in gara con Univer. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie per avermi guardato in queste condizioni terribili perché fa paura questo occhio, ma vi giuro che se io adesso togliessi il correttore farebbe molta più paura. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!